probabilmente qualcuno di voi si chiederà cosa fa qui l'assessore all'industria quando si parla di terre e di territorio. In realtà ho accettato questo invito in questo particolare momento dove spesso la politica viene denigrata, anche giustamente per le colpe che ha, ma ci tengo sempre a sottolineare che anche quando il vento tira da una parte diversa in termini di opinione pubblica, è sempre bene ricordare alla gente che vuole ascoltare quanto invece a volte la buona politica e la buona amministrazione cerca di dare risposte ai cittadini anche nei momenti di difficoltà. Questo è un paese che ha dovuto tagliare risorse importanti e spesso le risorse rappresentano un elemento decisivo per il successo della politica in termini di amministrazione. Regione Lombardia invece in questi anni ha deciso di andare in controtendenza e lo farà di più nei prossimi anni, dimostrando che si può anche fare politiche con risorse, diciamo, limitate, al di là di quelle che possono essere iniziative di carattere politico che contraddistingueranno l'azione dei prossimi anni. La cosa che mi sento dire, che è figlia dell'esperienza di questi anni, dove come assessorato all'industria, all'artigianato, alla ricerca, all'innovazione, devo dire che il settore agricolo ha rappresentato per me il punto di riferimento di che cosa vuol dire politiche di successo quando si fa sistema. Per me una fiera come questa non è una fiera che dovrà essere conosciuta e riconosciuta solo ed esclusivamente nella tradizione, ma deve diventare un modo per intendere una società che sa fare sistema quando la nostra terra è spesso viene poco citata, avendo un'impresa ogni 12 abitanti. La differenza che c'è tra il datore di lavoro e il suo dipendente è minima. A me è capitato di girare molto, di andare in Cina, di andare in Brasile, di andare in paesi che vengono definiti BRIC, quel nome un po' strano inglese che vuol dire che sono i nuovi riferimenti economici. Ecco, mi è capitato a Shanghai di incontrare un imprenditore cinese che aveva lo stesso bilancio di un'azienda nostra, tra l'altro non tanto lontano da qua, dalla provincia di Brescia, e avevano lo stesso bilancio, avevano circa una trentina di milioni di euro di bilancio, solo che il cinese aveva 10 volte di più dei dipendenti di un vostro concittadino, cioè un vostro, diciamo, concittadino inteso come bresciano. Allora l'interprete dice a questa domanda di questo imprenditore cinese: come mai riesce a fare lo stesso bilancio con un decimo dei dipendenti e non avendo grandi macchinari? Perché sapete, oggi la differenza non è tanto nella macchina, perché in Cina e qui le macchine costano uguale adesso. Allora, preso nell'orgoglio, quell'imprenditore bresciano si rivolge al cinese e gli fa: sa perché? Perché noi usiamo la testa, gli ha detto. Solo che per fortuna l'interprete non ha proprio tradotto allo stesso modo per questioni diplomatiche, ma questa battuta, che non lo è in realtà che il valore aggiunto del nostro sistema produttivo è la capacità degli uomini di inventarsi sempre, perché hanno quella passione che non è solo da raccontare nelle fiere, è negli altri 364 giorni all'anno che fanno la differenza, che rendono la nostra terra quella che è. Allora, uno dei motivi per cui nei prossimi anni Regione Lombardia andrà sempre di più nella valorizzazione delle persone è quella di costruire politiche realmente a chilometro zero, perché tutte le volte che un'impresa viene messa nelle condizioni di poter competere sui mercati internazionali, la qualità dei nostri prodotti, la qualità della nostra gente, la qualità del nostro sistema non ha rivali. Probabilmente è l'unica possibilità che abbiamo per essere sempre un metro avanti, non solo nelle competenze che ho seguito io, industria, artigianato, ma anche in tutto il settore, diciamo, delle filiere agricole, dove non siamo secondi a nessuno, dobbiamo essere prima noi a crederci. So che la gente ci crede, le istituzioni, se riescono a costruire strumenti così, permetteranno alla nostra Lombardia di essere esattamente quella che tutti ci invidiano, una